Che bello vedervi, che bello vedervi. C'è troppo tempo che non ci siamo visti perché c'era Rimini e c'era detto fatto e c'erano altre cose e così ero leggermente indafferato. Non sono riuscita per venire a parlare con voi del mio mondo e rispondere anche alle vostre domande perché so che spesso avete delle domande di quale il, diciamo, l'integratore giusto e qual è il percorso giusto. Allora, innanzitutto, come andiamo a capire che cosa? Ciao Stefania, andiamo a capire che cosa succede in questo periodo storico ogni anno. Siamo alla soglia di ottobre. Avete notato che è cambiato la fame? Avete notato che cominciate ad avere le fantasie, no? Tipo la polenta con la spuntatura di maiale, un bel sugo rosso, la gorgonzola, il quattro formaggi. Allora, perché noi abbiamo due ritmi, abbiamo ritmi circadiani che sono legati alla luce solare, 24 ore, e poi abbiamo i ritmi stagionali, ok? Stagionali, sono molto interessanti perché provando di capire come funziona al meglio il nostro corpo ci aiuta a capire come difenderci, difenderci perché tanti anni fa eravamo cacciatori e raccogliatori. Su questa nasce la famosa dieta chetogenica. La chetosi esce fuori quando noi siamo in assenza di zucchero nel sangue, tecnicamente anche in assenza di tante proteine nel sangue, e a quel punto il nostro corpo è costretto di attaccare le riserve di grasso per darci più energia, più concentrazione per ricacciare. Però voglio anche farvi altre domande, vorrei farvi anche riflettere. Allora, quando siete più grassi? In estate o in inverno? Ok, in inverno siamo più grassi, portiamo avanti 1,5 kg, 2 kg in più in inverno. E questo è legato ai nostri avi, ok? I nostri famosi cacciatori, raccogliatori, avevano grossi problemi in inverno perché faceva freddo, non avevano fissa dimora e cibo non c'era sugli alberi. Okay? C'è un'abbondanza, infatti questa parola abbondanza, tanti nutrizionisti la usano, carestia, abbondanza, il nostro corpo ragiona in carestia ed in abbondanza, così abbiamo ritmi circadiani per la nostra produzione giornaliera degli ormoni, okay? Abbiamo cortisolo, abbiamo adrenalina, testosterone, ormoni del sesso, melatonina, che ci aiuta a dormire, ci sono tutti questi ormoni che sono basate sul giorno. Poi abbiamo due maxi blocchi di informazioni. Uno è abbondanza, primavera e estate, e uno è raccolto e carestia, autunno e inverno. E se noi passiamo, o i nostri avi passavano l'inverno senza una scorta di cibo, avrebbero rischiato la fame e di conseguenza la morte. Per questo il nostro corpo ci porta avanti. Quando comincia il nostro corpo a sentire il freddo, nei primi mesi autunnali tra settembre e ottobre, noi cominciamo a avere una fantasia. Facci caso, c'hai più fame, c'è proprio più fame. Ma il problema è che il nostro cervello, il nostro DNA non lo sa che noi comunque abbiamo riscaldamenti in macchina, riscaldamenti in casa, abbiamo le parche, abbiamo le giacche, ci muoviamo di meno, abbiamo supermercati, così non avremo un problema con l'abbondanza del cibo, però avremo comunque un problema geneticamente predisposti dal nostro corpo a incassare più chili. Se, e devo dire sempre se non facciamo niente, ma se vogliamo comunque portarci avanti, ci possiamo fare tanto. Allora, integrazione qui c'entra tantissimo. Integrazione può aiutarci a tenere attivo il metabolismo. Ma prima di partire a parlare dei miei prodotti, volevo anche raccontarvi un'altra cosa. Cioè, nel mio settimo libro, Il Metodo, ho scoperto un interessantissimo studio fatto sulla microbiota, sul microbioma. Anche dei volatili, erano delle passerine che dovevano fare la traversata dal nord Europa al nord dell'Africa per passare la stagione. E loro hanno preso queste, non so se erano becche fico, c'erano comunque dei uccellini, l'hanno tenuto questi uccellini in gabbia, metà, ok, hanno lasciato che i loro fratelli facessero la traversata, quando fanno la migrazione. E la cosa molto interessante è che senza un cambiamento di dieta, non hanno cambiato le dieta,
non hanno cambiato la quantità di cibo che hanno ingurgitato, questi piccoli uccellini ingrassavano, mettevano tantissimo grasso sotto il petto, ok? Per la stessa, poco prima della partenza del loro compari. La cosa molto interessante è che quando i loro compari sono arrivati in Africa, ok, si sono dimagriti senza l'esercizio. Interessante questo. Per farti capire che il nostro corpo è preprogrammato così. Uno, non ci dobbiamo spaventare di un cambiamento stagionale tra abbondanza e carestia. Però non dovrebbe superare 1,5 kg, 2 kg. Non dovrebbe, non dobbiamo pensare che dobbiamo gestire 5 kg. 5 kg è legato più a set point, al metabolismo che si sta rallentando. Allora, che cosa posso fare? Posso vestirmi di meno, lo so che sembra un po' strano, però con l'aumento della termogenesi, muoverci di più, sappiamo che il trampolino aumenta tantissimo proprio il metabolismo, 14%, stimola fino a 191% di fibre muscolari in più e aiuta il gettata cardiaco ad aumentare a 151% in più e l'ossigenazione ci aiuta sempre a bruciare più grassi. Ma quando io vi parlo dell'integrazione, adesso andiamo a parlare di Turbo Diet Plus. Turbo Diet Plus sono tre dei miei migliori best seller: caffè verde, garcinia cambogia e L-carnitina. Io voglio farvi notare una cosa, che la riserve di grasso su questo soggetto sono notevoli. In meno di un mese notiamo centimetri che sono migliorati. Drenaggio, ok, perché caffè verde è un tonico per metabolismo, aiuta a dare tono al metabolismo, vi aumenta il consumo calorico, anche se in inverno, anche se in estate, come si chiama, in una stagione freddo, perché aumentando il consumo energetico aumenteremo i consumi proprio globali del nostro corpo. Poi abbiamo garcinia cambogia. Garcinia cambogia è molto importante della fame, perché quando noi andiamo a affrontare ottobre, facci caso, non è che stai pensando e dici voglio mangiare una caprese, voglio mangiare soltanto la frutta fresca, salto la cena, perché in estate abbiamo meno fame, perché il nostro corpo ha caldo. C'è anche l'effetto termogenico della digestione stessa, che vuol dire il mio corpo produce calore quando digerisco, così il mio corpo ha detto digerisci di meno. Il mio corpo sa che c'è abbondanza di cibo sugli alberi e si è rilassato, lì dice io non ho bisogno di trattenere i grassi per due motivi, uno mi surriscaldano e due c'è cibo in giro, posso mangiare tranquillamente. Ecco perché in estate è più facile tenere la linea che in inverno, ma noi possiamo fare diverse cose per aiutarci a comunque arrivare a marzo non con 5 kg in esubero, non con 7 kg in esubero, ma 1,5 kg, chilo, che comunque fisiologicamente andrà via come andate via sugli uccellini, che non hanno fatto la traversata, che non hanno fatto la migrazione, però erano programmati geneticamente legato ai ritmi circadiani e stagionali di dimagrire. Non so se sapevate queste cose, perché a volte le persone prendono il panico quando cominciano a vedere l'ingrassamento, però la verità è che possiamo fare tanto per non farla accadere. Allora, l'altra cosa che volevo farvi vedere è questa garcinia cambogia, perché garcinia cambogia aiuta moltissimo con il metabolismo dei lipidi, ok, aspetta, mi metto qua così vedete, il metabolismo dei lipidi, e l'altra cosa, e garcinia cambogia aiuta con il senso di fame, ti toglie il senso di fame, cioè tu cioè dimentichi di mangiare. Allora andiamo a ascoltare questa donna che parla proprio di questo, perché con la garcinia cambogia dimentichi di mangiare, e questo già ci aiuta con uno di questi primi problemi della stagionalità, cioè abbiamo più fame, immagrizziamo più grassi e ci riduce il nostro metabolismo, il freddo. Ma guarda che possiamo fare. Lo sai che mio marito mi fa, ti ricordi ogni tanto che esiste anche il pranzo e la cena, oppure sei troppo occupata a fare le tue cose? Ma neanche mi ricordo fra un po', mangio normalmente però senza problemi, anzi sono molto molto serena, pacifica, cioè non ho, io di solito quando tornavo dall'ufficio, io lavoro in proprio, per cui sì, quando torno dall'ufficio sono molto in ansia, perché sai, le responsabilità eccetera, e la prima cosa che facevo prima era spalancare il frigorifero. Ah. Ora invece arrivo a casa serena, sì, magari mi faccio una bella tisana, eccetera, ma non ho quell'attività proprio tipica delle 7:30 della sera, ecco.
E vedi, e quello è il fatto di questo fame. Allora, le fame abbiamo, ovviamente fisiologico la fame, però abbiamo anche un problema, diciamo, legato, ecco, vi faccio vedere questo. Rosa dice, ciao Gil, oggi pensavo proprio questo, ho preso 2 chili e non capisco perché. È legato alla stagionalità. Abbiamo Katia che dice, ciao Gil, mi chiamo Katia, sto entrando in menopausa, ho paura di ingrassare, come mi consigli? Ti consiglio Caffè Verde e Garcinia Cambogia, sono i due attivatori metabolici che ci servono per agire sui grassi, agire sulle fame, perché ci abbiamo anche più fame quando siamo in menopausa, e la nostra Garcinia Cambogia ci aiuta con la serotonina, che è un antidepressivo naturale, e la depressione purtroppo è un altro sintomo della menopausa. Lo so, sono in menopausa da 10 anni, e prendi questi. Però sentiamo anche Chiara, perché questo fatto, volevo proprio parlare dell'ingrassamento stagionale. Allora, ciao Gil, Chiara, quando finisce l'estate ingrasso sempre 4-5 kg, settembre-ottobre. Per me sono 2 mesi di ingrassamento ogni anno e aum. Non so che vuol dire aum, però questo aumento arriva. Allora, ti stavo dicendo, ragazzi, che noi possiamo controbattere questa tendenza con Turbo Diet Plus. Tre prodotti, Caffè Verde, metabolismo, antiossidante. Guarda la pelle di questa ragazza, non solo che è riuscita a perdere tanto liquidi e tanto adipi, ma guarda la qualità della pelle. Ecco un'altra ragazza con Turbo Diet. Guarda come i volumi sono veramente ridotti, proprio delle riserve di grasso, drenaggio. È proprio molto più tonica asciutta. Il terzo prodotto che sta dentro Turbo Diet Plus è L-carnitina. L-carnitina è un vero e proprio bruciagrassi, perché è un simile aminoacido che si aggrappa, si aggancia al, come si chiama? L-carnitina si aggancia all'acido grasso nel sangue, dove il nostro corpo può decidere, dice, lo uso come deposito, come un panicolo del grasso, del deposito, come futuro batteria nel caso di una carestia, o lo uso come energia. In estate, noterete che avete anche più energia. In estate i mitocondri e l'L-carnitina aiuta a produrre più energia. In inverno il freddo dice a tua L-carnitina, diciamo, di depositare quei grassi, ok? E viene più depositato. Quando io uso l'L-carnitina, è un veicolatore, perché ricordate che il nostro fegato produce l'L-carnitina. Il fegato si impigrisce in inverno. Perché impigrisce l'inverno il nostro fegato? Per permettere al nostro corpo ad ingrassare. Quando si deve fare disintossicazione del fegato? In primavera. Quali sono diciamo, le erbe che crescono in primavera? I carciofi, il tarassaco, il cardomariano. Che sono questi diciamo, stagionalmente, queste frutte e verdure, che non è una frutta, però le verdure fanno per il nostro fegato, disintossicano il fegato si riattiva in primavera. Questo ci aiuta a scendere i grassi, perché il nostro fegato è responsabile del deposito di grasso e dell'escissione o bruciare dei grassi, ok? Così, che cosa succede in inverno? Il nostro fegato si impigrisce. Infatti, un altro prodotto eccellente da abbinare al nostro percorso stagionale, altro che Turbo Diet Plus, è Curcumax. Curcumax, che è curcuma titolato 95%, zenzero e piperino, piperina, che è titolato 98%, che aumenta la biodisponibilità della curcuma pari a 2000%, protegge il fegato. Il fegato, così, rimanendo attivo il fegato, aiutiamo a diminuire questo ingrassamento. Cioè, non è soltanto una questione metabolica. Cioè, tu devi capire come ragiona il corpo giornalmente 24 ore circadiane, e stagionalmente, perché le stagioni incidono su il vostro peso. Guarda questa donna che ha utilizzato Glicofen e Easydrain, come si è cambiato i volumi. Cioè, io, quando noi parliamo di integrazione, io li chiamo superpoteri, sono supereroi che aiutano il nostro corpo a funzionare al meglio, a drenare al meglio, a trovare la sua, diciamo, giusto equilibrio, perché la verità è che il nostro corpo è programmato come era programmato tanti, 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 tanti anni fa. E quando non avevamo
riscaldamenti, supermercati e quant'altro. Così noi saremo programmati per ingrassare, abbinato a sedentarietà, viviamo in casa con riscaldamento, solo che peggiori la situazione. Ma andiamo a sentire un'altra cosa sulla Garcinia Cambogia, perché mio consiglio per affrontare l'ingrassamento stagionale è Turbo Diet Plus, perché abbiamo caffè verde, tiene attivo il metabolismo. Garcinia Cambogia aiuta con la fame nervosa, aiuta con i depositi di grassi e aiuta con la depressione, perché qual è un altro problema del cambio di stagione? Si chiama SAD, Seasonal Affectional Disorder, SAD, che vuol dire triste. Perché sei triste? Perché adesso che le giornate si accorciano, meno luce solare ci rende depresso, perché c'è meno serotonina che viene prodotto, e questo ci rende sempre più irrequieti. Poi mangiamo per i nervi, perché, ok, vedi come è tutto connesso così. Con Turbo Diet Plus e Curcumax, che protegge il fegato a farlo funzionare come in estate, noi possiamo mantenere la linea più snella per tutto l'inverno. Non saremo esattamente come estate, perché guarda, mi alleno tutti i giorni, te posso garantire, un chilo potrebbe arrivare. Ma come nostra amica ha detto prima, 4-5 non vanno bene. Ascoltiamo Michele, perché Michele parla della facilità di prendere caffè verde e Garcinia Cambogia e ritrovare la linea senza fatica. Io ringrazio davvero HS24, che prendo caffè verde sia di Cambogia. A Garcinia Cambogia. Alla grande, ho perso quasi 14 kg, quasi da 4 mesi, tranquillo proprio. Eppure ero un mancione, non ho sentito niente. Però davvero un giovane di 5 anni, davvero grazie. Yes. Mi sento un giovanotto. Allora. Sì, funziona, sì che funziona, grazie. Perché gli senti da giovanotto? Perché noi purtroppo mentalmente abbiamo parlato in tanti di mio, diciamo, live, di questo fatto che noi leghiamo a un rallentamento metabolico, un ingrassamento, un'età. Cioè tu quando vedi una persona per strada, tu non dici la prima a X chili, dici quello è più vecchio dell'altra, perché noi siamo abituati a assegnare un'età a un peso, perché siamo abituati a vedere le persone intorno a noi ingrassare con l'età, che è legato al rallentamento metabolico. Ma oggi stiamo parlando della stagionalità del nostro purtroppo invecchiamento, come si chiama, ingrassamento, perché, ripeto per chi magari si sta sintonizzando in questo momento, in estate siamo più magri perché c'è un messaggio di abbondanza al nostro metabolismo, al nostro cervello, ai nostri sistemi circadiani e quant'altro, perché con il caldo è un segnale per il nostro corpo di dire ok, c'è cibo sugli alberi. Dobbiamo diminuire la massa grassa, perché ci surriscalderebbe, così ci fa ridurre il grasso, ci fa abbassare la fame, perché anche digerire crea calore, e perché c'è cibo da tutte le parti, la nostra fame è abbastanza, diciamo, adeguato, controllato. In inverno, da fine settembre, proprio adesso, si accorciano le giornate, comincia a far freddo e tu noterai che comincia a avere una fame particolare, una fame curiosa, una fame creativa, comincia a cercare grassi, comincia a cercare roba che è molto, molto, molto calorico, e questo è legato al nostro corpo. Dice, mi porto avanti per l'inverno, ancora c'è tempo, perché in autunno c'è ancora cibo, c'è le raccolte, le uve, le conserve, la preparazione. Così è normale che a settembre-ottobre il tuo corpo ti porta avanti, dice mangia, 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 perché arriva l'inverno, e arriva l'inverno, ti devi mettere qualcosa nel deposito del tuo grasso, perché potremo morire di freddo e di fame, perché non c'è cibo sugli alberi. Non sanno, il nostro corpo ancora non sa dei supermercati aperti 24 ore su 24. Così Turbo Diet è eccellente, e voglio farvi anche sentire questo altro ragazzo che ci parla proprio di Garcinia Cambogia, che è un saziante. Ed è fondamentale non avere la fame creativa, perché la fame creativa, perché tu hai la fame creativa, io ho la fame creativa. Cioè veramente sto pensando alle peggiori cose, formaggi fusi, spammabili, e cose che non mi succede così tanto, ma non così tanto in estate, perché anch'io sono un umano e anch'io c'ho il mio corpo che mi sta dicendo mangia, mangia, mangia. Ma guarda che succede con Garcinia Cambogia. Io appunto ho fatto tutta la dieta con i tuoi prodotti, io ho una malattia autoimmune, che quindi ho dovuto assumere cortisone e stare parecchio fermo con le gambe, e pesavo 134 kg, ora ne peso 99. Utilizzando appunto la Garcinia sono riuscito veramente a
togliere quel senso di fame, perché stando a casa ovviamente viene pizzicare, no? Anche se la nutrizionista che mi segue mi aveva dato la dieta, non è mai funzionata, perché io ho sempre preso peso, però sono riuscito, nonostante io facendo il cortisone, a mantenere gli stessi chili. Mi ha aiutato a perdere, io ho tutti i pantaloni della 56 adesso, larghi, nuovi, ancora con l'etichetta, che devo dare a mio papà, perché praticamente non mi vanno più. Allora, vedi, c'è un'opportunità. L'altra cosa che dico a tutti quanti, l'integrazione non è una scienza esatta. Magari se io ci avessi un singolo prodotto che risolveva i problemi per tutti quanti, non vivrei a Roma, vivrei sulla Luna e avrei il mio space shuttle personale che è parcheggiato di fronte a casa. Però l'integrazione che cos'è? Sono delle molecole che possiamo guardare, possiamo provare, possiamo osservare come funzionano sul nostro corpo. Ci sono certe persone che si trovano più bene con un prodotto piuttosto che l'altro, però posso garantire che Turbo Diet è sempre stato un best seller perché, essendo diversi prodotti, si lavorano in sinergia e ti aiutano ad avere i risultati. Allora, c'è una Caterina che mi dice, vero Garcinia, funziona. Oltre a questi tre prodotti, la BCAA, aminoacidi ramificati, vi consiglio assolutamente per la muscolatura. I ramificati non ci impesantiscono il fegato, questo è molto importante, ci aiutano la struttura muscolare, che è una cosa anche bella per la pelle, ci aiuta anche con la pelle, ci aiuta ad avere più sostanza. Io mi ero molto svuotato l'anno scorso, c'erano anche dei commenti sui social dicendo ti troviamo un po' sciupata, ti troviamo un po' così, avevate ragione, la mia muscolatura causa sarcopenia, avendo 53 anni anch'io devo combattere contro la sarcopenia e devo dire BCA aiuta tantissimo. Utilizzando la carnitina, io ho la carnitina a un grammo, 1000 milligrammi o un grammo, sì, un grammo al giorno di carnitina aiuta. E rispondo all'ultimo perché ho visto una ragazza che ha fatto una domanda molto valida, Rosa. Ho preso la scorsa settimana il tappeto elastico, davvero bastano 30 minuti al giorno per perdere peso? Sì, ma, ok. 30 minuti al giorno me la devi fare almeno 3 volte alla settimana, eh? Cioè non è che 30 minuti ogni morto di papa. Se cominciamo, proviamo di cominciare con tanta assiduità, proviamo di fare anche 4 volte al giorno, 4 volte a settimana, perdonami, almeno 30 minuti. E l'altra cosa è l'intensità. L'intensità con cui tu salti inciderà sul beneficio di quella che hai. Così se io faccio mumbla, salto, super semplice, è una cosa, se salto come una ninja sarà un'altra cosa. All'inizio ovviamente se ho tanti chili, sono sopra 100 chili, non salto tantissimo perché devo adattare o condizionare il corpo a arrivare all'allenamento giusto, sempre con calma ragazzi, se abbiamo 10 chili, 15 chili in sovra, diciamo siamo in sovrappeso, non l'abbiamo messo in 2 settimane e non proviamo di mandarli via in 2 settimane, perché set point, ricordate, deve essere ponderale, lineare, un lineare perdita di peso, e sarà sempre la soluzione migliore. Adesso vi devo salutare tutti quanti perché devo andare di là a lanciare la mia amatissima master formatrice Federici al gruppo Super Jump on Popole che salta. Così Rosa, se vuoi saltare, vai sul nostro gruppo online per diciamo saltare. Guardate questi risultati con i miei prodotti che hanno aiutato tante persone a ritrovare la linea. È tutto facile, basta che vai su cosport.com, ordinate i vostri integratori e aiutatevi a non ingrassare questo inverno, perché tutto è possibile. Vi saluto tutti quanti, passate una giornata fantastica e sono tornata, mi vedrete più spesso qui sui social e perdonami, mi sono sparito per Rimini e altre cose, ma sono tornata. Bacio dalle Gile, passate.